È lunedì 2 ottobre, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. In apertura ci occupiamo doverosamente di Cersaie. L'edizione numero 40 è andata in archivio con un bilancio più che positivo, grande affluenza di pubblico, ma soprattutto di operatori qualificati, con il ritorno dell'oltreoceano che era mancato nelle ultime due edizioni. Umore alto tra gli stand, dove si è anche riusciti a chiudere qualche contratto, almeno così ci hanno raccontato, mentre con le nostre telecamere cercavamo di raccogliere per voi le immagini dei prodotti più belli che abbiamo visto in fiera e che vi mostreremo nella puntata di questa settimana di Ceramicanda. Un'euforia che fa bene a un settore che è arrivato al taglio del nastro di Cersaie con tante problematiche e molte nubi sul futuro. Uno dei temi più discussi in fiera, appunto tra quelli che creano disagi nel settore, ha riguardato i dazi, soprattutto quelli sulle piastrelle indiane. Su questo sentiamo il presidente di Confindustria, Giovanni Savorani, e Romano Prodi. Speriamo di ottenere una correzione coi dazi su quegli esportatori che sono scorretti. Di questo si tratta. Poi ognuno se la gioca con la propria competitività, chiaramente. Però quando dei paesi o dei produttori di paesi fanno delle scorrettezze, bisogna intervenire. Nel mercato mondiale ci sono delle regole che tutti dobbiamo sottostare. Beh, è un processo in corso questo ancora e va fatto con diligenza tecnica, cioè non cominciamo a fare dispetti sulle dogane, su queste cose, sennò finiamo male noi. Dobbiamo farle con rigore scientifico, ma severamente, ma con rigore scientifico. E allora vedremo che non è che ci sia solo la Cina, c'è l'India, ci sono tanti paesi. Vedi, abbiamo fatto gli anni della globalizzazione in cui non si badava niente perché cresceva tutto. Adesso che la situazione è molto più complicata, dobbiamo usare intelligenza e buonsenso per mettere le cose a posto, ma non per spaccare il mondo, perché sennò ci spacchiamo anche noi. Proprio durante il Cersaie è arrivata la notizia di un'importante acquisizione. Panaria Group ha infatti acquisito i principali asset della tedesca Stoiler. Panaria Group ha rilevato lo stabilimento di Leisning, tutti i brand di superfici ceramiche dello storico gruppo tedesco, inclusa la rete di vendite e relativi stock di prodotto finito. L'azienda era finita in default recentemente. L'accordo comprende il trasferimento a Panaria Group dello staff amministrativo e del personale addetto ai servizi. Stoiler ha sviluppato vendite nel 2022 per 136 milioni di euro in Germania, Austria, Olanda e Svizzera, un'acquisizione che rafforza la penetrazione del gruppo Panaria nel mercato tedesco. L'acquisizione però sarà perfezionata appena ottenuto l'assenso dell'autorità antitrust tedesca, che dovrebbe arrivare entro 4 settimane. E dove veniamo al dispetto di oggi riguarda il Ponte della Veggia. Torna sotto osservazione il Ponte della Veggia. È stato quello scorso un sabato a senso unico alternato per gli automobilisti del distretto, per dare modo ai tecnici di effettuare rilievi sulla struttura, per la quale sono pronti circa 7 milioni di euro destinati a metterlo definitivamente in sicurezza. Sull'inizio dei lavori tuttavia vige il più stretto riservo. Voci da bar parlavano di quest'inverno, ma hanno trovato pronta smentita da parte delle amministrazioni Sassuolo e Casalgrande, con proprietari di una struttura il cui restyling comincerà, nel migliore delle ipotesi, solo l'estate prossima. Anche perché lavorarci in inverno con le scuole e le fabbriche aperte vorrebbe dire tagliare in due il distretto, e a maggio si vota. È il momento di riportarvi in fiera ad Adolfo Ortais e scopriamo insieme DP e servizi. Siamo di Sassuolo, siamo un'azienda commerciale che tratta dispositivi di protezione individuale, abbigliamento da lavoro, calzature antinfortunistiche e tutta una serie di prodotti per le industrie di consumo. Il nostro core business è sicuramente l'abbigliamento da lavoro e le calzature. All'interno della nostra azienda ci sono due spazi espositivi dedicati appunto a abbigliamento e calzature, dove la gente si può provare il materiale, toccare con mano i prodotti e quant'altro. Abbiamo anche le calzature con noi, dispositivi anche anticaduta di Delta Plus con il nostro tripode, per far vedere un po' tutto quello che è il nostro know-how, l'ambiente di lavoro nostro. E
Il calcio in primo piano per lo sport con la Serie A. Il Sassuolo scende in campo questa sera alle 18.30 in casa al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Monza. Al momento neroverdi noni con 9 punti, mentre il Monza è sedicesimo con 6 punti. In Serie B sconfitte sia Modena che Reggiana nell'ottava giornata della Serie Cadette. I canarini sono stati battuti 3-1 in casa dal Venezia. I Granata hanno ceduto 3-0 in trasferta con la Ternana. Modena nuovamente in campo sabato alle 14 in casa contro il Palermo. Sempre sabato e sempre alle 14 la Reggiana ospiterà al Mapei Stadium il Bari. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.839 miliardi di euro. Arrivederci.